Quindi approfondiremo cose, ma più avanti. Apriamo questa enorme porta. Così la vediamo. Era tanta gente, ecco cos'era. Qui ce l'ho dietro, quindi sicuramente la salamandra. Oppa! No! Parato! Grazie. Mamma che spraga! Sono pronto! Sì. Ok. Dovevo un attimo riacclimatarmi al tutto. Con molta calma. Altre scritte. Pezzo di squama del serpente del mondo. Che continuiamo nella nostra ignoranza. Te l'ho detto. Dovremmo tornare con un codice. Hai ragione. Di qua si sale e là ci sono veleni. Ah, qui abbiamo una di quelle tavole. Con la storia dei vari dei del luogo. Un altro qui. Guarda, il serpente del mondo. Oh, almeno lui ci sta. Lui ci sta simpatico almeno. Oh, guarda, ha morso Thor. Oh, grande. Lo morderà, almeno sembra. Ah, è una storia in divenire. Ok. Ogni altare racconta, e questo abbiamo capito. Ma volevo vedere cosa diceva questo altare. Altari Irungir Skoll. Ah, eccolo qua, Jormungand. Jormungand? Il serpente del mondo attraversa tutte le acque di Midgard. È l'unico abbastanza grande da battere Thor? Non mi sembra vero che l'abbiamo incontrato. Staremo a vedere cosa succederà. Cos'è? Che puzza! È veleno. Veleno. Lui ci è passato tranquillamente attraverso, ma... Ah, ok, si ghiaccia il veleno. Ok. Claro. Mi riservi, Ash. Devo andare un pizzico oltre. Ah, e prima di varcare la porta mi sono permesso di trovare tutte le polene. Quella l'abbiamo fatta. Non le ho ancora vendute in caso, non so come funzioni il tutto, ma... No. Altri collezionabili potrei tornare indietro, tipo i giocattoli e le maschere un giorno a trovarli, ma... Quelli erano zone parecchio più addietro. E al momento non era così interessante farlo. Cosa abbiamo qui sotto? Oltre. Mi aspetto un attacco. E qui si sale. Lì cosa? Un bel forziere. Lì non so bene cosa sia, ma controlliamo. Si sale da... lo sapevo. Buoni un attimo. Attento, padre. Devo migliorare le mie parate all'ultimo secondo, ovviamente. Quello ci devo lavorare perché me lo scordo fondamentalmente. Altro ragazzo? Fammi vedere prima cosa abbiamo qua. E aggiornato... Quando mio padre tira l'ascia contro la Tetzelwurm, mentre scava verso di lui, lo fa sbucare dal terreno. Questo era molto utile. E questa che roba è? Forse perché abbiamo già letto dei caratteri da questo affare, ma non mi pare di poter fare nulla per ora. Presto tradurremo le rune di Muspelheim. Ce ne manca una di Muspelheim.
Ma Mospera, che io sappia, è un luogo veramente impervio, fondamentalmente ricco di prove. Non le più semplici. E questo? Non posso farci niente, eh. Prendiamoci un po' di vita. Salire da qua in realtà ci porta tanto a poter risalire e tornare indietro. Se non erro. Questo davvero non capisco, non ho modo. Sì, scusami, ragazzo, non dovevo partire. O era un altro luogo di uno spirito, ma già l'abbiamo risvegliati, non saprei. Comunque, però andiamo avanti. No, non mi sembrava un ma cos'è? braciere, però. Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo, veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Bastone del Rido all'idea di disprezzo. lei che ti insegna qualcosa. Già. Beh, perché? Perché no? Rimbalza. Non gliene è fregato assolutamente nulla. Ok, per ora andiamo avanti. Non che mi sia chiarissimo il tutto, ma forse un giorno lo sarà. Collina. Wow, quanta nebbia c'è qui. Siamo a Ferrara. Un altro nano. Dovremmo... No, la sua presenza non ci riguarda. Scusami, ma... Dove hai trovato quel... Ascia? Non è Questo che... riguarda solo me. Il fratello di Brock? Beh, non lo metto in dubbio, ma conosco quell'ascia. Era una delle nostre e... Non l'abbiamo creata per te. Fatti da parte. Io non posso. La donna per cui l'abbiamo fatta. La donna, ah. Io le sono molto affezionato e sarei alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu gli hai fatto qualcosa di male. Non hai ben capito, ragazzo. Era di mia madre. L'ha data a mio padre prima di morire. Fay è morta. Già. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. È una donna in gamba. Non lo metto in dubbio. Ok. Io renderò migliore la tua ascia. Questo non è male, affatto. Ma nessuno te l'ha chiesto. Zitto, Certo, Atreus. è vero, ma conoscendo tua madre, mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio fratello. Era il fratello di Brock. Lo sapevo. Tu sei il fratello di Con una Brock. pelle normale, però. L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello? Sì, ma il mio talento è superiore. Non esagero. Lo giuro su Freya. Non disfare la sua opera. Migliorala e basta. Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è No. lurido. Lurido. Ma che fabbro sei, ragazzo? Troppo D'accordo, schifiltoso. allora devo prenderlo. Veramente? Oh. È così che lavori? Che Oh. pazienza. Oh, quello è sangue secco. Oh. Che cos'è quella? Oh, quella. L'ho chiamata Cielo Via. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Neanche per sogno. Oggi mi sento creativo. Pietre della resurrezione. Ora nei negozi sono disponibili le pietre della resurrezione. Acquista pietre, farà sì che Atreus rianimi Kratos in caso di morte. Ah, ci dà una chance di continuare il combattimento. Andiamo su pietre della resurrezione. La resurrezione è semplice. Che costa?
Esistono diversi tipi di pietre della risurrezione, ma Atreus può trasportarne solo una alla volta, giustamente. Per acquistare una pietra della risurrezione di tipo diverso, devi prima rimuovere da quella equipaggiata. Ok. Comunque abbiamo solamente quelle semplici. Lo rianima. Secco così, a 1000, prendiamola, dai. Una pietra magica che risuscita Kratos con una piccola quantità di vita. Ah, ecco, in quel senso ci sono più tipi di pietre, quindi si potrà risuscitare in modo più o meno performante. Sì, livello 4, dove? In che mondo? Ma appena livello 1. la vedrai qui. Beh. Non devo equipaggiarla su... Perché vedete, noi potremmo vendere artefatti. Io ho tutte e 9 le polenne, che sono 15.300 argento. Giocattolo me ne manca uno e maschere ce ne mancano qualcuna. Potenziale Aetano, ancora non abbiamo le materie. Sì, Artiglio non giovane. abbiamo le materie. Potremmo potenziare la faretra? E facciamolo. Male che va, possiamo sempre vendere un po' di artefatti. Di più 25.000. Ok. Qui possiamo fare poco e nulla e nient'altro. Ok. Possiamo creare qualcosa di nuovo? No, tutti quanti sono fissati con la tunica di Poseidone, che ci darebbe semplicemente meno forza perché non ha niente di interessante. Redone. Sì, ragazzo. Ma cos'altro ti serve? Pomi dell'ascia, ce ne potrebbe fare qualcuno che a noi ci sarebbe molto utile. Vitalità in generale, ma anche ricarica, non ci dispiace come concetto, perché potremmo utilizzare più spesso le varie abilità e poteri, tra cui quello di cura. Però al momento comunque non avremmo soldi, cose. Che potevamo indossare solamente un talismano, preferisco quello di cura. C'era altro? Fatemi pensare. Non lo so, diccelo tu. Comunque non mi pare che tu abbia particolarmente potenziato e migliorato l'opera di tuo fratello. Se devo essere brutalmente sincero. Ok, meno male che hai fatto delle cose non così facilmente distruggibili. E questo? Un ogre? Un orco? No, non saprei che bestie siano. Mappa? Dove siamo? Siamo arrivati qua. Attraversato. Ok. Vedo cose a terra che prenderò immediatamente. Cure, che comunque non eravamo al massimo. E cure anche se eravamo al massimo. Ok. Ok, andiamo. Buoni tutti. Dove? Oh, qua. Vado. Non aveva molta vita il ragazzo. Lassù. Attento. Si è fatto male? Oh, muori? Aspetta che voglio parare a parare questo simpaticone. Dov'è? Attenzione! Ho provato a parare, ma col cavolo che è andato. Aia. Dov'è? Spara a lui. Sta Io arrivando. ci sono! Non lo vedo però, eccolo. Oh, parato. Aia, che non ho toppato manco per niente. Qualcun altro in alto? Sì. Non lo vedo però. Ah, lassù. Molto lontano. Nista! Ok, tu lo prendi da qua però. Pronto? Finiscilo.
andata abbastanza bene. Quando vedo tutte quelle cure a terra, forse dovrei ricordarmi di evitare di prenderle a vuoto e tenermele per i combattimenti. Fate attenzione, la sto ancora sistemando. Sindri, dimmi cosa c'è che non va. Potremmo andarla a vedere in realtà. Forse qui è tutto pieno di veleno e in questo specifico caso mi fa malissimo entrare, semplicemente o mi ammazza con quel veleno o mi blocca e non posso andarci, perché il freddo comunque bloccava, vero? Non abbastanza. Ok, fa molto male. Penso che non avrei modo di aprire quel forziere. Potrei essere resuscitato in caso morissimo. Sembra comunque una cosa abbastanza... Anzi, io dico che potrei essere resuscitato, ma... Quando ho equipaggiata una... dice, lo vedi... Ah, ecco, no, ce l'ho. A fianco al mio livello. Ok, ok. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E qui? Aumenta la roba? Sapete che vi dico? Noi ci proviamo. Se fa male abbiamo sprecato 1000 argento? Probabile. Spero che mi dia l'opzione. Ah, non mi fa proprio... Bastardo, non me lo fa proprio aprire. E quindi di qua direttamente sappiamo che non ci possiamo andare. Magari progredendo oltre e riparando la carrucola si potrà eliminare anche il veleno? Per ora questo è un percorso bloccato. Nessun'altra possibilità. Noi dovremmo andare più o meno di là avanti. Questo? Cambia. Ok, a seconda di cambia la runa. A noi cosa ci sposta a cambiare quella runa? Ci sono altri marchingegni simili? Lassù c'è un altro bel forziere, quello dovremmo poterlo raggiungere. Semplice argento. Vedo qualcosa lassù. Ok, qui si possa salire, siamo d'accordo. Ok, qui abbiamo qualcosa di abbastanza pregno e importante invece. Quindi... Ok, questi sono i simboli che abbiamo visto laggiù. Quindi qui abbiamo messo l'ondina. Poi com'erano? La P e la B reverse. Ok. La pronuncia chissà qual è. Io sono ignorante. La P. Ce la conta? Ce la conta. Ok, quindi ci manca un terzo simpatico aggeggio del genere. Adesso lo troviamo, adesso lo troviamo. Proviamo intanto a salire di qua. Non capisco, ci avviciniamo alla montagna? Esatto. Ma di qua possiamo bloccare il veleno, ma... Lo blocchiamo solamente qui? No! Andiamo! Ho rimesso il veleno.
si blocca istantaneamente se rimetto il veleno. Però aspetta, ragazzo, perché mi sa che mi sono perso qualcosa io. Credo che sia questo, ma non ho idea se e come funzioni. Quindi dovrò fare un po' di volte avanti e indietro, visto che col veleno non vedo assolutamente nulla. Ah no, aspetta, ma posso togliere il veleno? Quella è la B normale. B reverse. Eccolo qua, papà. Vai. Non è una mela, credo. No. Comunque, 2 di 3 di Otri. Per avere più rabbia. Che pure quello non ci fa male avere una furia che duri di più. Con una furia che... Che bello. Sì, certo. Con una furia che durasse di più avrebbe anche senso iniziare a spendere... Per migliorare l'efficienza della nostra furia. Vedremo. Ora, quel simpaticone che abbiamo visto non ci attacca più? Ci ha ripensato? Pare ci abbia ripensato davvero. Voglio vedere di qua. Non credo sia la strada corretta, ma... Infatti... Non è la strada corretta e non possiamo fare nulla. Quello sappiamo che non si riesce a distruggere. Attrezzo adatto che ancora non abbiamo. Ma almeno... Laggiù. Questo riusciamo a... bracciali arcani. Ci danno più difesa, molta più ricarica, meno fortuna, meno vitalità, e quello potrebbe essere male. Però la ricarica fa tanto, ce la raddoppierebbe. Paro, paro, ci toglie pure 8 forza. Noi abbiamo forza, difesa e fortuna qui, con un'aggiunta extra di vitalità. Di vitalità, magari riusciamo a riprenderla se cambiamo i castoni. Toglieremo 8 forza. Probabilmente non adesso. Ci penso in futuro se ci stai vedendo una qualche build. Adesso non vorrei... Oddio, che idiota! Non vorrei che magari in altri forzieri ci fosse stato modo di aprirli e non me ne fossi accorto. Non credo, ma... Conoscendomi, è possibile. Che è successo? Ti sei fatto male per qualcosa, ragazzo? In caso non fare solo gemiti, cioè avvertimi. Qui c'è tanto veleno, quindi vuol dire che ci sarà un combattimento, vero? Oh, tu! Ecco un'altra rediviva! Altro via! Posso colpire, basta dirlo! Ci stavo provando a dirtelo. Schioto poco. Veleno. Tornami qua. E oddio, sono andato a prendere proprio in faccia. Ok. Nista. Oh, che sprecola. Oh,
Attento! Grazie. Nista! Vabbè, se rimane là tu gli tiri un po' di frecce fino a che non muore. Ok, io ti continuo a tirare frecce. Con le frecce te le stai ricaricando molto più velocemente di quanto pensassi. Che forse conviene specialmente continuare a muoversi, sai? Presa. Non vedi se ha droppato qualcosa. 1700 simbolo del disprezzo. La sua polvere velenosa rilascia sostanze nocive nell'aria. Se mio padre vi entra in contatto sarà avvelenato e subirà danni. Sì. Più che altro. Dove vediamo? Forse era semplicemente un castone? Simbolo del disprezzo, ricarica 2. Ricarica, dicevo che mi piaceva molto come concetto, ma... più di difesa? Più di fortuna non credo. Vitalità o difesa? E il fatto è che non so la percentuale di assorbimento della difesa rispetto alla vitalità. Sarebbe utile saperlo. Comunque difesa è 2 e vitalità è 3, quindi per ora cambiamo quello con il valore assoluto più basso. Disprezzo. E vediamo. Quindi ricarica 7. C'era anche un bel po' di argento. Abbiamo la galleria che si dividono. Proviamo ad andare prima a destra, visto che sembrerebbe quello meno indicato, meno idoneo. Un altro di questi. Camere nascoste. È chiusa con la magia. Potrebbe essere uno di quei regni? Tipo Muspelheim. Penso che ce ne sia qualcun altro. Potrebbe essere l'accesso. Chissà. Procediamo oltre. Lassù, ok. Bel posto, disse nessuno prima di oggi. Bella ascesa. Magari per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io. Non penso. Perché? Lei era più importante per me. Cosa? Nel senso che ho passato più tempo io con lei. Tu eri sempre a caccia. Ti conviene chiudere la bocca. Ok, lì abbiamo una roba esplosiva volendo. Partiamo con il vantaggio del colpo hardcore. Sì, hai ragione. Volevo capire. Pronto? Liscio. No, ragazzo. Ok, non so se volevo fare esattamente quello che ho fatto, ma. E veleno sta tirando quello. Infatti. Sono andato bene. Veleno. Hai ancora molto da imparare. Lupi nuovi? Lupo velenoso, lupi aggressivi ne abbiamo visti molti, ma questi sembrano avere una malattia diversa. Sputano un qualche tipo di veleno e faremo meglio a evitare. Sono persino più aggressivi di quelli rabbiosi, credo sia meglio porre fine alle loro sofferenze. Oh sì, è quello che facciamo meglio. C'è niente qua giù di interessante, non mi pare. Cerchiamo di non esplodere anche noi. Parecchi cadaveri in giro.
Di là abbiamo due torce che emettono veleno a indicare che non abbiamo modo di farci nulla. E abbiamo anche un... Aspetta, questo facciamolo saltare perché mi sa che c'è un forziere nascosto. Yep. Fuoco? Gentilissimo. Spallacci. Ok, si sta facendo un set arcano. Per ora non vado sul set arcano. Ho già implementato comunque una runa. Quello è un forziere ancora più fico. Aspetta. Qui possiamo intanto aprirci la strada. Probabilmente bloccarne uno solo non ci dà... No, appunto. Aspetta però. Così ha preso fuoco. Ehi, ragazzo. Got it. Oh, questo era resistente. E carica dell'orso bianco. Un rapido scatto offensivo seguito da un attacco. Credo sia invulnerabile durante lo scatto. Aspetta che forse questo lo preferisco al... allo stordimento. Non lo so se lo preferisco allo stordimento. Anche perché tocco di L l'ho potenziato. Tocco di L l'ho potenziato. Carica dell'orso bianco fa che carica, attacca e mentre carica è... e fa comunque stordimento però, aspetta. Questo fa stordimento 3, danno 2. Qui è danno 1 ma fa anche gelo, quindi li rallenta. E stordimento sarebbe... si torna indietro. Però mi piace di più per il solo fatto che mi pare... pare più aggressivo, ma il danno in teoria è la stessa cosa. E qui al prossimo livello già aumenta il danno maggiormente ancora. No, adesso è 1-2. Qui ti dice cosa diventerebbe dopo? Proviamolo comunque, ok. Il prossimo livello è più un gelo e più uno stordimento. Quindi adesso è 1-1-1 e qui è 1-2. Comunque il totale dei punti è sempre 3. Meno stordimento... comunque fico, fra l'altro, cioè volendo essere proprio... mazza che liscio. Fail. No, dai, non ci credo. Grazie. Quella ha smosso dei serci, ma nulla più. Non ci permetteva di accedere ad altre aree. Ok, direi che abbiamo fatto quello che dovevamo qui. Chi arriva dietro? Oh, davanti! C'era un motivo. Si era bloccato. Non ti capisco. Il braccio. Ok, meglio me che mio figlio, ma... oh, bravo! Non era solo, vero? Madre. Arriva uno più grosso? No, non era ancora un ogre. Oh, diavolo, quanti siete! Oh, così me la metti? Prepara.
detto che sono invulnerabile nel mentre, ma speravo che non mi facesse danni da fuoco. Via, 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 via. Andiamo su quell'altro prima. Questo non si può bloccare. Questo si curano. Ok, carpo caricato. Non gliene è fatto assolutamente nulla. Errore mio, troppo distante? No. In testa gli dovrebbe fare più male, ma... vedete se c'è una combo che dopo si stanca. Padre, occhio! No! Oh, il mal rovescio. Guarda che pure io ne so picchiare di botte. No! Intanto sulla testa. Allora. Oh, fa doppio attacco. In questo caso toccava comunque rotolare. E vai giù, vai giù. Bello. Nuova prova, sì. Un'altra volta. Aspetta. Vai in una direzione che mi piaccia, però. Solo? E tu da dove diavolo sei arrivato? Padre, occhio! Lento. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Che stai facendo? Ti stai curando? Aspetta, voglio fare delle prove con te, sei l'ultimo, no? Vieni. Ocio che poi esplodono. Esatto. Un orco. E quello era un orco. Quello era un orco. Grosso, forte, furioso e fortunatamente stupido. L'orco è uno dei nemici più brutti che abbiamo mai incontrato, in senso letterale. I suoi attacchi hanno un'ampia portata e possono colpire il terreno con una forza tale da creare onde d'urto. Ci sono parecchie cosine a terra. Simbolo della verità, forza e runico di 3. I predoni in grado di usare la magia Seder possono curarsi dove li attaccati vanno uccisi subito. Vero, visto. E oggetto leggendario, un materiale che unisce la furia del fuoco e la tempa. Con questo possiamo aumentare il livello della nostra ascia, credo. Potenziale levitano, infatti. È vero. Potenziamento ascia disponibile, ma devo stare da un fablo, giusto? Sì. Quindi incantesimo leggendario su armatura, lui me la indica. Sì, qui abbiamo gli spallacci arcani che... bruttini. Che dà forza irrunico. Ci toglierebbe quello della ricarica che abbiamo appena messo. Come valori assoluti di incremento è molto più alto. Mettiamolo. Abbiamo vitalità e fortuna, no. Ricarica più alta, comunque già l'ho percepita la differenza, però... Lasciamo così per ora. Ora, abbiamo appena ucciso un... orco che, come descritto da nostro figlio, era molto brutto e stupido, ma anche piuttosto forte. Interessante lo scontro, ne siamo usciti abbastanza bene, non benissimo. La domanda importante è, ce ne sono altri? Da dove è arrivato questo? La risposta temo che sia un sì.